Io compio 34 anni fra 2 mesi. E niente, avevo conosciuto un tizio all'epoca ed è per lui che me ne sono andata di casa. L'ho fatto soprattutto per farci l'amore, perché quando ero piccola mi dicevo sempre che la vita comincia la prima volta che fai l'amore, che prima non sai niente. E allora ho preso il primo che ne avesse voglia, così per starci insieme e perché la mia vita cominciasse. Solo che non è cominciata molto bene. Ma a me succede sempre così. Comincia male e finisce anche peggio. Con lui credo che non sia andata perché, forse perché non si è mai a proprio agio la prima volta che si fa l'amore. O forse perché eravamo nel gabinetto di un autogrill. Non sono molto comodi, non so se voi avete mai provato, ma non sono comodi. E niente, quella volta ho fatto l'autostop. Ma anche l'autostop non è che sia stata una grande idea. A pensarci bene, non è che ho avuto delle grandi belle idee io. Ma a me succede sempre così, mi perdo la testa troppo in fretta, non ragiono, è un mio difetto. Fortuna che qualcuno mi ha caricata. No, non posso dirvi il nome perché ero uno sposato, uno psicologo. Difatti ha capito subito che ero giù di morale e si è fatto in quattro per aiutarmi. Si è fatto talmente tanto in quattro che credevo di essere rimasta incinta. E invece era solo appendicite, per fortuna. Per fortuna si fa per dire, perché non è che con l'anestesista sia andato molto bene. Era gentile, era così gentile, sembrava così innamorato di me che io sarei andata in capo al mondo per lui. È strano come le persone possono sembrare innamorate senza esserlo. Deve essere una cosa facile da fingere. Lui mi diceva che gli facevo l'effetto di un bicchiere di Cointreau. Ma si vede che il Cointreau non gli piaceva poi così tanto, perché è andato a fare una telefonata e non l'ho più rivisto. È successo che eravamo in un ristorante e io non sapevo che c'era un'uscita sul retro. E così ho aspettato fino alla chiusura. Il proprietario abitava di sopra il ristorante, e c'era un odore di fritto terribile. Ma lui aveva delle mani belle, calme, morbide. Le mani sono traditrici, ti fanno credere qualsiasi cosa. Ed è così che ho iniziato a lavorare. Sono diventata hostess d'accoglienza di lui. Il mio lavoro era molto semplice, non è che ci fosse da spremersi le meningi. Bastava accogliere le persone, sorridere. Ma sai come sono i sorrisi? Delle volte ti fanno credere certe cose. E gli uomini si sentono soli, depressi. Non sembra, ma anche il giudice lo dice, è la città con più maniaci depressivi in assoluto. Sì, il giudice, quello che si è occupato di me quando ha chiuso il ristorante per le hostess d'accoglienza. Anche lui era depresso, ma anche lui non si è occupato di me tanto a lungo, nemmeno un quarto d'ora. In una stanza d'albergo senza cuscini, senza TV, senza tende. Ma non era cattivo. Difatti, quando ha visto che avevo gli occhi gonfi di lacrime, mi ha dato il suo fazzoletto e se n'è andato. Forse io non merito di meglio. Deve essere scritto da qualche parte. C'è gente che nasce per vivere ridendo. Io tutta la vita che rimango fregata. Ho creduto sempre a tutto e a tutti. Ma non sono mai riuscita a fare niente, né a essere utile, né a contare per qualcuno, né a essere felice. E nemmeno ad essere infelice, perché si è infelici quando si perde qualcosa. Ma io non ho niente, a parte la sfiga. Per quanto riguarda i progetti per il mio futuro, beh, non lo so. Quando ero piccola volevo crescere, volevo farlo in fretta.
Ma ora non so a che cosa mi sia servito crescere. E mi immagino in una sala d'attesa, in un'enorme stazione. E dietro al vetro molta gente che passa senza vedermi, perché hanno fretta. Hanno un treno da prendere, un taxi da aspettare. Hanno un posto da dove andare, qualcuno da raggiungere. E io rimango lì, seduta, e aspetto. Aspetto che succeda qualcosa.